verso la stessa destinazione. Indù, musulmani, cristiani, giudei sono in cammino verso la stessa destinazione, lungo differenti sentieri, Sri Ramakrishna. Esiste un unico Signore, rivelato in molte scritture. Sarà, antico saggio buddista. Beato colui davvero che tutto ha conosciuto come uno, Sri Ramakrishna. Come il filo di una collana di gemme sei tu, nella tua unità, che penetri in tutta la diversità degli esseri e delle fedi religiose. Sri Ramana Maharshi. Il saggio si conforma all'uno e così diventa la pietra di paragone per il mondo intero, Tao De Ching. Io sorveglio l'uno originario e mi mantengo in armonia con tutte le cose esteriori, Chuang Tzu. Nella non dualità non vi sono oggetti distinti, eppure in essa tutte le cose sono comprese. L'uno non è nient'altro che il tutto, e il tutto non è nient'altro che l'uno, Seng Zan. Lo spirito è il medesimo Signore, il medesimo Dio, che opera tutto in tutti. Bibbia, Epistola ai Corinzi, capitolo 12. Tutta questa diversità sostanzialmente è una singola unità, suso, mistico germanico. Tutto è uno, e uno è tutto in tutte le cose. Maestro Eckhart. Allah è uno, Allah la pienezza assoluta. Corano. Qui il tutto è insieme uno in molti. Oh, quale stupore! La pluralità di quel che è essenzialmente uno. Abdal Karim al-Jili, metafisico sufi. Tutte le cose in realtà non sono che una cosa sola. Alce nero della tribù de Siuk. Come un'ape che raccoglie il miele da tanti fiori diversi, l'uomo saggio accetta l'essenza dei diversi testi sacri e osserva solo quel che vede di buono in tutte le tradizioni religiose. Srimad Bhagavatam.